vantaggi illustri dal volontario Italia ad oggi, è tutto, è l'universo, no? Ovviamente io così ho fatto una scelta un po' personale, chiaramente ho dovuto tralasciare alcuni personaggi che pur avrebbero meritato di stare in questa rassegna, e ovviamente dei personaggi di cui parlerò questa sera, ecco, dirò proprio poche cose, quindi è per questo che io ci tenevo anche a sottolineare il fatto con il signor Patruno, anche con tutti voi, questa, ecco, non è così una conferenza di uno storico che approfondisce alcune tematiche, è semplicemente una veloce carrellata. Capite per esempio il termine carrellata? Sì? Panoramica, carrellata, su alcuni personaggi del Risorgimento e anche dei secoli, dei decenni, scusate, non dei secoli, dei decenni successivi, che hanno così contribuito alla proprio all'unità moderato, e aveva un principio che poi diventerà proprio uno dei motti suoi cavurriani. In un periodo in cui la Chiesa aveva un potere anche economico notevole, lui propugnava questo principio: libera Chiesa in libero Stato. Cioè la Chiesa si occupava delle questioni spirituali e non doveva interferire con le questioni civili che erano proprie dello Stato. Lo Stato ovviamente non interferiva nelle questioni spirituali. Questo sarà uno dei principi fondamentali, non solo di Cavour, ma di tutto il Risorgimento.